indennità parlamentare. Barbara Romano. Mamma mia. Sono andata a vedere la busta paga, perché la prima cosa che si fa quando si prende lo stipendio, si vedono tutti i soldi che devono uscire e poi se rimane qualcosa, cioè questi sono per noi. E invece ho scoperto un pignoramento sulla busta paga, un quinto del mio stipendio, quindi sono intorno alle 200-250 euro. E già, la signora Mara è incappata nella legge più comune del mondo: se non paghi un debito, ti pignorano una parte dello stipendio. Un meccanismo a cui nessuno può sfuggire. O quasi nessuno. I parlamentari invece no, perché una legge prevede che non sono né sequestrabili né pignorabili l'indennità parlamentare, cioè il vero e proprio stipendio, e anche la diaria. In totale circa 9.000 euro intoccabili da qualsiasi creditore. Sia chiaro, se il parlamentare dispone di altri beni, quelli possono essere aggrediti, ma lo stipendio no. Non si tocca. Sono 9.000 euro sicuri, garantiti, a prova di bomba, quando si dice gli intoccabili. Allora, prima Sergio Rizzo, poi mi...